Ad Arte Fiera è tempo anche di premiazione. Siamo in compagnia di Gaspare Lucchetta, che è il titolare della Euromobile e ideatore del premio Euromobile. Mi racconta che cos'è questo premio e perché ci tenete a questa iniziativa, a questa manifestazione? Ma noi da molti anni siamo appassionati d'arte, sono già ormai oltre 30 anni, abbiamo sostenuto oltre 400 mostre nel mondo e dal 2007 siamo main sponsor di Arte Fiera di Bologna. Abbiamo avuto la brillante idea forse di aver istituito il premio Gruppo Euromobile Under 30, che viene assegnato a uno dei giovani artisti partecipanti ad Arte Fiera di Bologna. Nazarena, vincitrice del premio Euromobile, innanzitutto soddisfatta, e qual è la seconda domanda, l'opera che hai portato all'attenzione ad Arte Fiera? Io sono molto onorata e ho portato un'opera, un olio su tela che ho realizzato in Germania ed è uno degli ultimi paesaggi che ho realizzato. Cosa vuol dire fare arte per te e qual è il tipo di impegno che ci metti come artista? Cosa vuol dire fare arte? Non lo so, perché non so cosa voglia dire non fare arte, quindi purtroppo non riesco a vedere la cosa da occhi esterni. E la seconda domanda era? Qual è il tipo di impegno che ci metti? Cioè un impegno a tempo pieno, la creatività dove nasce? Io guardando dal punto di vista del tempo sono sempre in atelier, quindi purtroppo è collegata alla prima parte della domanda. Beatrice Buscaroli, critico d'arte, rappresentante della giuria che ha scelto questo premio. Che quadro è quello che avete scelto e perché lo avete scelto? La collezione di arte fatta dai fratelli Lucchetta è una collezione di pittura in questi anni. Il quadro rappresenta molto bene anche questo rapporto tra passato e presente, tra innovazione e tradizione, che è anche nella loro cultura. Il quadro ha un riferimento alle opere di Tiepolo e pur essendo opera di un artista molto giovane che lavora tra l'Italia e la Germania, e quindi ben rappresenta comunque la contemporaneità, la novità e anche una forma di innovazione in questo linguaggio. Che fermento ha visto nei quadri che avete valutato? Che cosa nota in questa edizione di Arte Fiera, comunque nei pezzi che voi avete potuto visionare? Insomma, c'è qualcosa di nuovo? Ma i pezzi secondo me sono sempre comunque pochi, cioè in Italia gli under 30 sono ancora un numero di artisti inferiore a quello che si potrebbe fare. I Lucchetta in questo premiano e coinvolgono gli artisti. Il fermento c'è ancora e sempre molto sulla pittura, e questo è un po' la croce e il tormento del nostro paese.